Area interdetta per ragioni di sicurezza, vietato l'accesso, così riportano i cartelli del comando dei Vigili del Fuoco di Genova. L'edificio di cui fa parte l'asilo della torre, dove è avvenuto il crollo di una porzione di pavimento, è totalmente inaccessibile. Un provvedimento che interessa chi lavora nella scuola e 75 bambini e bambine, ma anche tutte le altre realtà che hanno locali nella struttura. Sono interessate centinaia di persone, tra chi opera direttamente all'interno e chi le frequenta come utente. A partire da YLab, l'incubatrice di startup che sta al piano superiore rispetto alla scuola dell'infanzia. Ieri a pranzo abbiamo lasciato il secondo piano, il nostro edificio, noi e i nostri coworker, e siamo in attesa appunto di disposizioni. Siete tutti qui negli spazi dell'Intella, c'è anche qualcuno in smart working? Del nostro team, qualcuno in smart working, qualcuno qua, e i coworker al momento stanno lavorando da casa. La nuova scuola chiavarese del fumetto, che condivide gli spazi con YLab, è stata momentaneamente ospitata dall'Istituto Manzoni a titolo gratuito ed è riuscita a non fermare le lezioni. Dall'altro lato dell'edificio ci sono gli uffici della CISL, che al momento stanno spostando i propri servizi a Rapallo e Sestri. Noi all'interno della nostra sede di Chiavari svolgiamo le attività dei nostri servizi, del patronato, del CAF e abbiamo la presenza di tutte le nostre categorie che ricevono gli iscritti per qualsiasi loro esigenza. La Clifanin di Chiavari ha dovuto fermare tutte le attività, compresa l'aula studio di Nassa Chiavari. Tutte le attività, sia dei corsi artigianali, sia della palestra che col laboratorio della schiena, e quindi con tutte le persone che gravitano attorno a tutte queste attività che sono oltre 300-400 persone. Per l'utilizzo degli studenti per poter studiare, lavorare, fare tutta una serie di attività che a Chiavari c'è sempre stata l'esigenza, secondo noi, secondo gli stessi ragazzi, di poter fare. E adesso è chiuso e quindi rimane purtroppo una mancanza all'interno del tessuto cittadino. La chiave di Scherme è senza la sua palestra e sta cercando soluzioni alternative. Proprio nel mezzo dell'attività agonistica abbiamo proprio questa domenica una gara a Caorle, poi dovremo andare a metà dicembre a Ravenna, quindi diciamo che la necessità più importante è quella di trovare una palestra che ci permetta di continuare gli allenamenti. Il consultorio familiare di Cesano rimane chiuso per ora. Alcuni servizi per le situazioni più delicate stanno proseguendo online. Il laboratorio teatrale Scena Madre invece si è momentaneamente spostato al centro Benedetta Quadrone, ad eccezione di un gruppo. Per tutti finora domina l'incertezza e si aspetta di sapere qualcosa in più sulle tempistiche e i modi in cui poter tornare.